Era il 5 settembre del 1959. Su Ancona, dalle 20 alle 22 di quella sera, cadde tanta acqua quanta solitamente ne cade in un mese. Fossi e torrenti non ressero. Un fiume di fango si precipitò lungo Corso Carlo Alberto sino alla stazione. 10 furono i morti. Io salutai gli amici, anche perché era un po' tardino, e presi il filobus e ritornai a casa, in centro, via San Martino. Dopo pochi minuti mi telefonarono per sapere se ero arrivato a casa. E dissi sì, è tutto a posto, perché cos'è successo? Dice qua giù il finimondo. Il giorno dopo io andai giù a vedere con la macchina fotografica, feci delle fotografie e constatai praticamente che era avvenuto un disastro, il finimondo. Strati di macchine una sopra l'altra fino ad arrivare addirittura alla strada che poi dicevo accedeva, portava al cavalcavia. L'acqua era a un livello altissimo, tant'è vero che è stato poi lasciato un segno, tutto resiste, dove viene indicato il livello dell'acqua, che aveva raggiunto l'acqua quella notte. I miei amici, ex compagni di classe, c'eravamo diplomati nel 58, quindi nel 59 ancora ci frequentavamo, si salvarono arrampicandosi su un albero, su un grosso albero che si trovava lì fra i tanti di Corso Carlo Alberto, e stettero lì parecchie ore finché, penso i vigili del fuoco, qualcuno non li tirò giù, e uno addirittura per il lungo sforzo subì anche un trauma a un braccio, una lesione che sarà portata per qualche giorno, per qualche settimana.